L'agente urbano non è un finanziamento a sportello, 30 secondi. È un finanziamento in cui è la città stessa a decidere come spendere i soldi. Quindi noi, se decidiamo, se io lo decido, se sarò io il sindaco, noi investiremo una parte di questi soldi sul nodo Cappuccini. I miei avversari già hanno descritto cos'è il nodo Cappuccini. Qual è la difficoltà? Non è qualcosa che dipende dalla regione, è qualcosa che dipende da RFI. Allora, cosa mi hanno consigliato dei funzionari di RFI? Di impegnare una parte dei nostri soldi, di questi 10 milioni, per cofinanziare quest'opera in modo da spingere RFI a attivarla. Lunghissimo termine, l'asse attrezzato che da Capomulini porti allo svingo dell'autostrada, e questo ne parlo la prossima volta. Temevamo che fossero troppi i minuti, invece mi pare che tutti ne avrebbero usufruito ancora. E allora cercheremo di ovviare al tema, ma dato che avete toccato una questione cruciale, che è quella delle spese, del bilancio, e credo che soprattutto sia questo il tema che la città mi chiede. Cioè, non è tanto la proposta in sé, ma dare conto dei finanziamenti possibili e soprattutto della conoscenza delle voci di bilancio. Allora, è risaputo, o se non lo è, deve esserlo. Questa è una città che ha spese enormi per la macchina amministrativa. Sono oltre 550 dipendenti con la macchina amministrativa di Acigale. Ci sono, oltre al capo della polizia, al segretario generale, due dirigenti, pochi, rispetto al numero di dipendenti da gestire. Ma Acireale ha 53.000 presidenti circa. Questo numero è funzionale? È efficiente? Più che dire quanto sia importante il numero, tanti o pochi, è efficace? Ad esempio, esiste un ufficio progettazione? Non ci risulta, ci risultano consulenze esterne. Questo è gravissimo perché qualsiasi finanziamento vada intercettato o quando, c'è bisogno di progettazione, c'è bisogno di personale competente. Qual è la vostra idea in questo senso? Quindi vi chiedo conto della gestione generale della macchina amministrativa, in termini di efficientamento. E vi chiedo conto anche di un altro problema del bilancio. Spesso parliamo di crediti da riscuotere, nel 2016 ne riscontravamo più di 70 milioni, in realtà sappiamo che questi non verranno in buona parte mai pagati, semplicemente perché molte persone versano in condizioni gravi sul piano sociale. Quindi, sebbene si debba mettere a bilancio, perché altrimenti si andrebbe in default matematico, dobbiamo essere anche consapevoli del fatto, dovete essere consapevoli del fatto, che queste voci di credito non entreranno a bilancio. Di fatto. Allora, avete accennato alle spese, entriamo nel merito della gestione del bilancio, della trasparenza con cui chiederete eventuali consulenze o con cui amministrerete il denaro. E in termini di progettazione, ripeto, cosa fare per la progettazione? Bandi europei, accordi nazionali, regionali, eccetera. Allora, stavolta cominciamo dal terzo in ordine. E anche per questo sono 3 minuti più 30 secondi perché l'argomento che va. Molto difficile riuscire in 3 minuti in un argomento così complesso. Vediamo di tracciare le linee guida. Ha toccato diversi punti: bilancio, personale, crediti inesigibili. Allora cerchiamo di fare un ragionamento in 3 minuti. Innanzitutto parlava della macchina burocratica, è uno dei primi lavori da fare. Io ritengo che la qualità delle persone all'interno del comune ci sia e sia elevata. Probabilmente, come in tutte le aziende, bisogna prestare maggiore attenzione all'incentivazione. Quando parlo di incentivazione non significa solo l'aspetto economico, però significa anche motivare e gestire bene le risorse che ci sono dentro il comune. La motivazione è una chiave fondamentale, quindi bisogna andare a rivedere la struttura organizzativa. Secondo me il numero delle persone non è eccessivo, tra l'altro molti di questi sono pure part-time, quindi bisogna andare a riorganizzare la macchina organizzativa del comune, bisogna andare a trovare come ci sono delle posizioni di quadri di dirigenti vuoti che andrà riempito. Questo è inevitabile, anche se dovesse pesare di più sulla parte uscita del bilancio comunale. Non è questa la voce su cui possiamo incidere se non a costo di un
cattivo funzionamento della macchina. Quindi noi dobbiamo agire su alcune altre voci, il recupero dei crediti, cercare qualche attività che possa portare al recupero dei crediti anche tramite la cessione del credito ove questa sia possibile. Però la voce su cui bisogna agire di più è cercare di rianimare questa città, perché le voci in entrata del bilancio sono quelle carenti. Allora, se si riesce in qualche modo a fare ripartire l'economia cittadina, anche a breve termine, con questo rilancio del turismo, è ovvio che comincia a partire un volano positivo che mi porta sulla voce degli ingressi un aumento delle entrate che possa portare a ristabilizzare questo bilancio. La ricerca dei fondi a cui lei si riferiva è un altro aspetto fondamentale. Io ho detto e continuo a dire che creare una squadra che studi interna, che studi in maniera sistematica la possibilità delle fondi da reperire a livello europeo, a livello nazionale o a livello regionale, sia una condizio sine qua non. Ormai il comune potrà realizzare le opere per la propria città solo tramite reperimento dei fondi o solo tramite iniziative di project financing, quindi rivolgendosi al capitale privato. Non ci sono altre alternative. L'altro aspetto connesso a questo, su cui mi piace fare il link, è che io continuo a vedere in questa, nella nuova amministrazione, un elemento di facilitazione delle attività, un elemento di incentivazione a chi vuole intraprendere. Questa squadra che citavo prima, che è utile per l'amministrazione, io ritengo che sia importante metterla a disposizione del cittadino, perché studiando le possibilità di reperimento di fondi su base europea, questo know-how può essere messo a livello del cittadino. Quindi il tavolo periodico di cui spesso parlo, a cui chiamare periodicamente tutte le forze che sono interessate allo sviluppo della città, la diocesi stessa, le banche, l'amministrazione comunale, e essere elemento ricettivo di proposte sia di commercianti sia di giovani che vogliono intraprendere, mettere a disposizione spazi inutilizzati del comune per insediare nuove imprese. C'è tutta una tipologia, per esempio, di capannoni agrumicoli che sono stati assolutamente abbandonati. Fare uno studio che consenta di rendere questi spazi disponibili alle aziende che vogliono trovare un insediamento significa attirare attività produttive sul territorio comunale. Questo significa un volano positivo per l'economia cittadina, questo significa un rialzo delle entrate. Anche il piano regolatore citato prima è un'altra delle voci che può consentire la ripresa delle attività di aumentare le entrate. Grazie. Vede, il tema della riorganizzazione del personale è un tema a me caro, infatti lo pongo al primo punto dei 10 punti programmatici che avevo presentato alla città nella fase iniziale, lo pongo al primo punto della fase del programma, perché è da lì che parte, voglio dire, un nuovo impulso e un motore nuovo, se così lo posso definire, per fare sì che questa macchina che oggi è inceppata, che fa passare l'ordinario per straordinario, che fa sì, vuol dire, che la sostituzione di una lampada o la scerbatura di una strada diventi il favore, deve essere interrotto. Vuol dire che è necessario creare un assetto burocratico che è carente. Lei diceva bene, abbiamo solo pochissimi dirigenti, abbiamo i quadri che in questo comune sono assenti, lo dice il commissario nella relazione che fa al Consiglio Comunale, quando parla dei ruppi, dice non siamo riusciti a trovare persone che possiamo impegnare con questo ruolo. Ci siamo rivolti anche ad altri comuni per poter avere funzionari che siano disponibili a collaborare con noi. Quindi c'è una carenza vera che è certificata anche dal fatto che una persona esterna che si sta occupando in questo momento del comune si rende conto, voglio dire, che deve essere sopperita. Ed è la prima cosa che vogliamo fare. Poi c'è un numero, secondo me, anche elevato di dipendenti, ma che discende da un fatto antico. Noi abbiamo un fatto straordinario, secondo me, per un comune, la presenza iniziale di 300 e più articolisti, oggi un poco più ridotta, ma siamo sempre nell'ordine di 250, mi suggerisce il Vescovo, ma è così. Questo purtroppo è un problema che dobbiamo affrontare. Oggi c'è la legge Maria che ci consente anche la stabilizzazione, anche lì dobbiamo raccogliere le risorse che sono utili, voglio dire, a completare questo progetto.
Poi c'è il problema della trasparenza. Noi abbiamo un portale della pubblica amministrazione che obiettivamente è difficile da interpretare, difficile da percorrere. Cioè, mi ci perdo io che sono un consigliere comunale, pensate, voglio dire, chi poveretto, mio padre non c'è più, mia madre che se dovesse accedere si perderebbe definitivamente. Quando in altri posti tu fai un'istanza via PEC, ti risponde immediatamente il comune e ti dice la pratica è stata affidata al funzionario X, se lei avrà notizie in questa ora e dentro i 30 giorni avrà la risposta che lei merita. Voglio dire, quella è l'idea che ho io di pubblica amministrazione, che è un mezzo sogno, però voglio dire, ci dobbiamo avvicinare il più possibile a questo. Poi la trasparenza è un fatto dovuto, lo dice la legge 33 del 2016 e ci impone, voglio dire, la chiarezza rispetto agli atti amministrativi e quindi anche al bilancio, e non è un fatto di cortesia istituzionale, ma è un fatto di dovere istituzionale, di dovere istituzionale. I residui, noi ci dobbiamo muovere per raccogliere, noi, dice il commissario, io faccio riferimento a quello che ritengo sia il verbo in questo momento, noi abbiamo 60 milioni di euro da riscuotere. Ed è un problema, dico, ci dovremmo affidare anche a società certificate che ci possono, cedendo il credito, aiutare a riscuotere, perché non è possibile che Riscossione Sicilia, che ha mandato da parte del comune di riscuotere, poi non riscuotere e di conseguenza il comune non ha la liquidità per poter esercitare i servizi che deve operare. Grazie. L'aspetto che in primis sollevava era il problema del personale. Sicuramente Acireale, in ordine a quello che è il territorio, gli abitanti e la dimensione del comune, non giustifica un gran carico di personale così come nei numeri che lei anticipava. Però questo ci porta lontano, ci sarebbe da chiedersi per esempio com'è che in Sicilia ci sono circa 18.000 forestali e in Trentino Alto Adige, che sicuramente di aree boschive e di parchi naturalistici non ha nulla a che invidiare alla Sicilia, le attività vengono svolte solo attraverso volontariato. Ma questo è un discorso che ci porterebbe lontano. Oggi la situazione è questa, bisogna prenderne atto, e secondo me si tratta, perché naturalmente non si può, soprattutto per quando accennava il collega Rito Greco, gli articolisti, non si può mortificare gente che già è di suo mortificata di 40 anni di attesa. Bisogna rivedere la pianta organica, bisogna naturalmente fare un'azione di qualificazione, di professionalizzazione, anche attraverso l'individuazione di nuove, diciamo, specialità che naturalmente un comune nel terzo millennio a cui deve naturalmente far riferimento. E questo porta anche attraverso, al di là della qualificazione, bisogna dare certezze, perché io ritengo che abbiamo molte risorse nell'ambito dell'apparato della burocrazia. Bisogna dare certezza che il metodo è quello della meritocrazia. Se noi riusciamo a dare questa certezza all'impiegato comunale e non quello del riferimento della politica, del partito, del soggetto politico che gli fa la cortesia, eccetera, eccetera. Se noi riusciamo a dare questa certezza, anzitutto creiamo una leva motivazionale nell'ambito dell'impiegato del pubblico impiego, che secondo me, al di là della qualificazione, ci renderà per 10 volte. Per quanto riguarda la questione del debito, non sono abituato a parlare o di affrontare problematiche di cui non ho esatta cognizione, però sicuramente la situazione debitoria è certamente pesante. Mi ricordo che già io da sindaco ebbi modo di dover fare un intervento di debiti fuori bilancio per 25 milioni di euro in una condizione che il bilancio comunale rischiava di dissesto. Sicuramente bisogna prendere atto che ci saranno delle problematiche da affrontare e bisogna anche vedere la tipologia di debito di cui parliamo, perché ci può essere una rimodulazione, ci può essere una rinegoziazione di finanziamenti, ci può essere un'attività di più attenta ricognizione anche delle entrate e vedere se ci sono pagare tutti, il concetto di pagare tutti per pagare meno. C'è il discorso del piano regolatore a cui facevo riferimento, c'è un discorso di vedere praticamente tutte le pratiche, 30 secondi. Tutte le pratiche che sono inevase della sanatoria. Insomma, ci sono tante cose che vanno approfondite e soprattutto l'efficientamento dei servizi.
perché ricordo a me stesso che i servizi che sono più efficienti e più efficaci, questo di suo, hanno un effetto moltiplicatore e di risparmio. Quindi su questo mi riservo di conoscere se l'eletto sindaco è più attentamente le condizioni dell'ente, lo stato dell'arte, e potete trovare adeguate soluzioni. Sì, il tema del personale secondo me è centrale. Noi dobbiamo riqualificare il personale. Riqualificare significa anche stabilizzare. Noi sono 273 le persone a contratto a tempo parziale che aspettano da 20 anni di essere immesse nei ruoli. Queste persone chiaramente sono demotivate, quindi noi dobbiamo riqualificare il personale attraverso corsi di formazione, creando aree tipo l'area informatica che oggi non esiste, non può esserci un comune nel 2018 che non riesce a gestire appropriatamente i propri dati. Per riguardo ai dirigenti, è vero, sono 4 in questo momento, ma uno è a contratto, l'ingegnere Domina, che occupa l'area tecnica, da un giorno all'altro ci potrebbe salutare, vista la situazione in cui si trova il Comune Acireale, e noi ci troveremmo anche senza il dirigente dell'area tecnica, che è un ruolo fondamentale. Quindi questo è sicuramente il tema che potrà differenziare, perché noi siamo espressione politica, ma la macchina funziona sulle gambe dei dipendenti, quindi è un passo assolutamente necessario. Riguardo il problema del debiti, della situazione economica del Comune, quello che secondo me andrebbe fatto immediatamente è creare un ufficio delle entrate, perché il Comune ha diverse entrate a cui si riferiscono poi tutti i residui attivi, perché noi incassiamo per asili, incassiamo per tributi, incassiamo per urbanistica. Avere un ufficio centralizzato che si occupi dell'incameramento di tutte le somme dovute, già come fanno altri comuni, non invento niente di nuovo, darebbe un miglioramento all'azione, alla macchina amministrativa. Anche il prelievo potrebbe essere cambiato, perché sempre tornando al meccanismo dell'informatica, è assolutamente necessario che si faccia un incrocio delle banche dati, perché tutti dobbiamo pagare per pagare tutti meno. È chiaro che ci sono situazioni, diceva all'inizio, di persone che non possono pagare, che non hanno effettivamente la possibilità. In questo caso possiamo intervenire col baratto amministrativo, quindi rendere possibile pagare, fare pagare anche chi è incapiente. Il tema di un'organizzazione migliore lo vediamo per esempio nell'ufficio tributi, dove sono tutte persone a contratto, persone che lavorano bene ma che non hanno sicuramente le stesse motivazioni che potrebbe avere una persona a tempo indeterminato. Sul discorso dei fondi europei, a brevissimo partirà un fondo, un finanziamento importantissimo, che è quello della modifica degli impianti di illuminazione pubblici. Noi riusciremo a partecipare, chissà, perché questo è in mano al commissario. Paghiamo 1.200.000 euro l'anno di illuminazione pubblica, trasformarla a LED ci farebbe risparmiare almeno il 70%, quindi sono temi fondamentali. Uno degli assessori che io ho indicato, Salvo Pirroni, un ingegnere, è stato funzionario di dirigente della regione e si occupava di rendicontazione europea all'assessorato territorio e ambiente, quindi esperienza specifica. L'amministrazione Barbagallo aveva creato una short list di esperti per poter partecipare ai bandi. Un altro tema importante su cui dobbiamo lavorare è il fondo di rotazione. L'ingegnere Bosco, quando era assessore alla regione, aveva individuato un fondo per aiutare i comuni, perché il problema qual è? I comuni non riescono a progettare le opere bene, quindi bisogna attingere a questi fondi per realizzare progetti validi e non avere mai più progetti come quello della villa o come quello del municipio. Il quanto tempo? No. Io l'ho visto 30. 34. Però non siete più. Si è autoregolamentato. Personale, crediti inesigibili e bilancio sono 3 punti che ho già specificato nel mio programma elettorale. Voglio fare una menzione speciale, diciamo, per quanto riguarda il personale, perché questo è un discorso che mi sta particolarmente a cuore. La gestione degli ultimi anni è stata quella di incaricare esterni per progettazione, per funzionamento uffici, per qualsiasi cosa fosse necessaria all'interno della struttura comune di Acireale. In realtà questo per la maggior parte dei casi non è necessario. Noi all'interno del comune di Acireale abbiamo dei soggetti, delle persone, degli uomini, delle donne
formati, abbiamo dei soggetti, delle persone, dei uomini, degli uomini e delle donne che hanno competenza e che hanno capacità. Poi se la scelta politica mi dice prendiamo un esperto esterno, questo è altra discussione. In realtà ci sono impiegati comunali che gestiscono interamente gli uffici, senza i quali non potrebbero stare aperti. Penso anche all'ufficio tributi o ufficio anagrafe. Allora la verità qual è? La verità è quella che noi dobbiamo cercare in tutti i modi, così come è già stato avviato il procedimento, stabilizzare gli impiegati comunali che in questo momento stanno tenendo aperti tutti gli uffici. Per loro è un'occasione, per loro non deve essere solo una possibilità. La politica purtroppo li ha fatti schiavi, la politica negli ultimi 15 anni, 20 anni li ha fatti schiavi. Io vengo dal precariato e capisco benissimo quali sono le esigenze e le remore degli impiegati comunali o degli impiegati in generale, anche qualche volta della scuola. Noi abbiamo una grande possibilità perché il processo è già partito ed è quello che vogliamo fare prima di ogni altra cosa, dare dignità e libertà a quelli che sono i lavoratori precari del comune di Acireale. Questo lo sento molto, questo è un problema che mi tocca in particolar modo, io li conosco bene, li ho conosciuti da amministratore. L'informatizzazione, come dicevi tu Stefano, è fondamentale. Noi abbiamo iniziato già 10 anni fa un processo di informatizzazione, in realtà è stato interrotto bruscamente. Io ero allora assessore all'informatizzazione e avevo iniziato questo processo di collegamento tra vari uffici. Non mi rendo conto come mai poi non è stato portato a termine, perché è ridicolo pensare che io, cittadino, paghi, non lo so, faccio un esempio delle attività commerciali, il suolo pubblico, e poi sempre io cittadino devo presentarlo all'ufficio suolo pubblico, cioè vado all'ufficio tributi, pago, presento il bollettino e poi devo riandare con lo stesso bollettino all'ufficio suolo pubblico, cioè non c'è nessun tipo di comunicazione che nell'epoca dell'informatizzazione e della globalizzazione mi sembra alquanto ridicolo. Quindi questo si può fare in tempi brevissimi e con poche spese, perché in realtà molte cose sono state già fatte e fermate. Crediti inesigibili, è vero, ci sono, in parte non li potremmo mai esigere perché sono dovuti da famiglie indigenti, in parte purtroppo in questo momento dobbiamo affidarci a delle società che di recupero crediti. Per quanto riguarda le poste in bilancio, io ho avuto l'opportunità di leggere... Dunque, avete toccato di nuovo la parte delle spese. Qualcuno voleva finire, quindi cercheremo comunque di non lasciare in evasa la possibilità di chiarire qualche punto. Faremo così allora. Questa terza domanda la vorrei indirizzare a qualche tema che avete toccato e che forse avreste voluto approfondire, dicevo. Dobbiamo parlare di sviluppo necessariamente. Ora, accennavo in premessa, i temi sarebbero moltissimi. È stata accennata la Villa Belvedere, sono state accennate le chiese, ma dobbiamo andare in dettaglio per non essere vari. La questione, ad esempio, delle terme e del carnevale. Allora, potenzialmente, chi non conoscesse bene il territorio, queste sarebbero due straordinarie opportunità. Vorremmo sapere in dettaglio, rispetto alla trasparenza, alle spese, al progetto, cosa avete in mente in questo senso? Cioè, a che punto è intanto la questione delle terme? Sappiamo che c'è un passaggio verso la privatizzazione, sappiamo, o almeno un trasferimento della proprietà al comune, scusate. E vorremmo sapere se avete indicazioni precise, fornitele. Forniteci la vostra idea di sviluppo intanto per questi due argomenti. Io vi darei 2 minuti e mezzo più 30 secondi. Stavolta cominciamo da Rido. Grazie ancora per la possibilità che ci dà. Terme è un problema che non è legato a decisioni che discendono e dipendono purtroppo, va bene, dalla volontà del futuro sindaco della città di Acireale. E anche la norma a cui lei faceva riferimento fa riferimento alla gestione del bando, non alla gestione del patrimonio, cioè il patrimonio non è assegnato al comune, c'è la possibilità che il comune
faccia il bando per la gestione di queste opere. Il governo progetta, nel bilancio ultimo aveva inserito una somma per tentare di salvare, io dico troppo tardi, per tentare di salvare il patrimonio relativo all'albergo di Via delle Terme, nel Cessior, e al polifunzionale. Non so se sono state mantenute dal governo Musumeci, ma quelle gioverebbero e sarebbero utili intanto a salvaguardare il patrimonio. Il problema vero è che si deve tentare il rilancio dello stabilimento termale, quello sì è compito del sindaco, di fare da pungolo alla regione siciliana, perché immediatamente venga fatto il bando, perché le terme vivono ovunque, ormai devo dire con una metodologia diversa, con un modo di concepirle diverso. Noi siamo figli dell'assistenzialismo, quando le terme erano a carico di fatto dell'INPS, qua c'era una risorsa economica incredibile, i nostri alberghi vivevano di questo, addirittura mi ricordo, e amo dirlo, che la buonanima del buon Pietro Foti voleva che l'acqua fosse portata dentro gli alberghi, è una cosa ancora attuale, ma in una logica diversa, nella logica delle spa, nella logica di altri pensieri rispetto alla gestione, al modello termale. Quindi voglio dire, pungolo assoluto nei confronti delle terme, oppure acquisizione ai sensi di questa norma a cui lei faceva riferimento della possibilità di esperire il bando, ma io non vedo oltre altre possibilità. Carnevale, dico sul carnevale, io ritengo che tutti siamo d'accordo, è una grande risorsa, è una grande opportunità. Io sono stato in questa città assessore al turismo e ho, tra le cose che ho costruito in quel periodo breve per la verità, ho reinventato il carnevale estivo, che io chiamai per la verità parata del folklore, dove c'entrava il carro ed era la possibilità di andarlo a vedere nel periodo estivo anziché invernale, perché sappiamo che là siamo limitati dal periodo scolastico. Ma c'era messo in rete anche con i comuni vicinori la possibilità di vedere quelle che sono le risorse delle terre che abbiamo accanto. Dico, porto un esempio, il museo del Carretto, c'era una parte di questa città che in quel momento mostrò ai turisti, ai tanti turisti che in quel periodo vengono a vedere la nostra zona, mostrò che cos'era il Carretto, quali erano le arti e i mestieri con i quali i nostri nonni effettuavano il lavoro, no? E proponevano il lavoro. E questo che dobbiamo fare, dobbiamo pensare anche a una scuola della cartapesta. Io ritengo che i nostri maestri devono essere utilizzati all'interno delle scuole professionali e artistiche per fare sì che la cartapesta diventi anche uno strumento che attiri, voglio dire, il turismo spicciolo, che possa comprare un oggetto di cartapesta e portarselo a casa per capire che cos'è l'opera che i nostri maestri riescono a costruire. Grazie per la deroga. Come non possiamo fare deroghe, darò 3 minuti e 30 secondi come quelli che ha preso prima. È troppo buono. No, è una questione di equità. Le terme credo che stiano a dimostrare il primo, forse il più grosso, il più grande dei fallimenti della politica aciliana. È vero, il sindaco non ha competenze dirette o di intervento diretto sulle terme, però il sindaco ha il dovere morale, politico, di intervento, così come l'ospedale, il sindaco non ha il dovere di intervento, ma il potere, però il sindaco è la prima autorità sanitaria, quindi quando l'ospedale, che è al primo punto la garanzia della salute del cittadino, viene compromessa a rischio, il sindaco ha il dovere immediatamente di intervenire. L'ufficio provinciale, l'ufficio di collocamento che abbiamo nel Cereale, è per un buon funzionamento delle attività produttive. È vero che non è di competenza del sindaco, ma il sindaco ha il dovere di intervenire e di farsi promotore presso le sedi opportune, assessorato regionale, al lavoro e quant'altro. Le terme, io già da sindaco di questa città mi ero occupato per fare uno studio di una delle società più importanti a livello nazionale e internazionale, che per intenderci è quella che ha realizzato e promosso una delle strutture più importanti, quelle del Bormio, non parlo di strutture termali. Ebbene, le terme devono essere considerate in una concezione completamente diversa di quella che era 30 anni fa, cioè di terme come cure terapeutiche. Le terme vanno viste nella concezione
di centro del benessere, di centro di cultura. Ricordo a me stesso che a Cineare la mostra dell'arte contemporanea, quella che oggi la Biennale di Venezia, nasce proprio a Cineare ed è una vetrina e un richiamo mondiale per Venezia, appena nasce a Cineare. Oggi le terme sono nelle condizioni che tutti vediamo, quindi il sindaco deve intervenire perché si possono rivedere scelte politiche scellerate come quelle che sono state ultimamente attuate di una sic et simpliciter vendita della struttura, perché in compartecipazione con i vari enti deve essere promossa una nuova, deve essere promosso lo sviluppo delle terme, visto come centro comunale, dove anche i privati debbano naturalmente intervenire e debbano poter investire. Le terme hanno un bacino di suo, e mi ricollego sempre a quello studio che avevo fatto, già di suo dei residenti di tutto il comprensorio, di 700.000 abitanti. Quindi se la proposta delle terme, se l'offerta del turismo termale fosse una parte del pacchetto più ampio di tutto quello che la nostra terra offre, abbiamo più volte detto turismo culturale, non gastronomico, del mare, del carnevale, delle varie manifestazioni, secondo me sarebbe non appetibile, più che appetibile, deve essere volano di sviluppo del nostro territorio, su questo non si prescinde. Per quanto riguarda il carnevale è una delle manifestazioni folcloristiche più storiche, più antiche, che è stata in questi ultimi anni parecchio mortificata, a partire di una gestione di una fondazione che va approfondita, perché non ho capito che al di là degli incarichi di sotto il governo cosa abbia promesso, cosa abbia conseguito di risultati di miglioramento dell'iniziativa. La cittadella del Carnevale può e deve essere realizzata utilizzando anche i fondi pubblici ed europei, scusa. Allora, parto dal Carnevale. Secondo me il Carnevale di Cireale ha perso un po' della sua identità locale. Io da ragazzo facevamo gruppi mascherati del circolo universitario e vivevamo il Carnevale in maniera più piena. Credo che un po' dobbiamo lavorare per fare riprendere questa identità di Carnevale accese. Anche degli interventi, per esempio potenziare l'idea delle maschere isolate in modo da creare anche una scuola che poi possa creare artigiani che possono lavorare su progetti anche più ampi. Il Carnevale da Cireale costa 900.000 euro. Io credo che un primo passo assolutamente necessario da fare è rendere questa manifestazione a pagamento, anche un costo iniziale basso su cui man mano lavorare, visto che già oggi per motivi di sicurezza bisogna mettere le barriere d'ingresso per verifiche per motivi di sicurezza, quindi credo che questa sia un'operazione da fare in modo da avere ulteriori risorse per creare una scuola della cartapesta, per creare un possibile museo della cartapesta, per dare un valore diverso a questa manifestazione. È chiaro che è vero quello che dice Rito Greco, noi oggi il Carnevale ce l'abbiamo solo come manifestazione di quel periodo, non abbiamo un artigianato della cartapesta.